I leggings sono usati dalle ragazze per farsi notare. Ah, che bello, eh? Oggi argomento bomba, argomento che definisco argomento principe per farci capire, concretamente parlando, che le ragazze di oggi, secondo me, sono molto legate alla apparenza. Che cosa sono i leggings? Sono dei pantaloni, in genere sono di colore nero scuro, che vanno a esaltare il culo, le chiappe, i glutei di una ragazza oppure di una donna. Attenzione, io non ci trovo niente di male in chi indossa i leggings, quindi non iniziate a venire in calcio a questo video a scrivermi: ah, caro conoscitore italiano, caro Leandro, tu sei invidioso, tu ce l'hai contro le donne che usano i leggings, tu sei un misogino. No, no, e ripeto ancora no, non ce l'ho contro chi va ad utilizzare i leggings. Ognuno è libera di mettersi tutto ciò che vuole, però trovo che, secondo me, secondo la mia opinione, chi utilizza i leggings stia attuando, ripeto, secondo me, un comportamento altamente ipocrita. Perché? Perché viene messo, per me, perché si vuole apparire, perché si vuole dare una risonanza, si vuole risaltare il lato B, perché ci si vuole risaltare, si vuole apparire, no? Perché in genere, se io, donna, io ragazza, andassi a utilizzare un pantalone o un jeans, io non andrei a risaltare come lo stesso leggings riesce a risaltare, diciamo così, i miei glutei, le mie chiappe. Ecco, invece, per il fatto di utilizzare i leggings, per il fatto di utilizzare questo strumento, che è uno strumento di pantalone, ecco che di fatto vado a, secondo me, farmi vedere, o meglio a farmi notare, e al tempo stesso a ricevere su di me gli occhi della stragrande maggioranza degli uomini. Qualcuno potrebbe arrivare sotto a questo video a scrivermi: ciao Leandro, ma allora chi si mette i leggings cerca qualcosa da un uomo? Punto interrogativo. In apparenza potrebbe sembrare questo, ma in realtà non lo è. Ripeto, è solo un mero modo per mettersi in mostra, cioè non darla, ma comunque farsi notare, mettersi in mostra. Quindi io vado a mettere i leggings, io ragazza, io donna, non con lo scopo di ricercare chissà che cosa, non con lo scopo di avere chissà quale ritorno a livello umano, perché magari cerco un pene, un uomo, no, ma semplicemente per risaltare, per farmi guardare, per farmi vedere, per avere gli occhi di uomini nei miei riguardi, che si vanno a appoggiare sul mio lato B. Ecco, questo secondo me è il pensiero, secondo me questa è l'opinione che molte ragazze e donne hanno per quanto riguarda l'utilizzo, lo sfruttamento del leggings. Il leggings io lo definisco una sorta di pantalone in similpelle, cioè se lo si guarda bene sembra quasi essere di pelle, no? Scuro, e al tempo stesso va a rassodare i glutei, cioè i glutei con leggings spiccano, diventano più belli, diventano più piacevoli,
da guardare, quindi da osservare. Ecco, tutto questo va ad amplificare, secondo me, l'ego, o meglio l'egocentrismo di una ragazza o donna, grazie al fatto infatti che utilizza quei leggings anche chi ha un lato B brutto o comunque esteticamente non piacevole e non presentabile, risulta essere bella, affascinante e molto sexy. Questo perché il leggings, secondo me, di fatto l'ha aiutata. Ha aiutato quella ragazza o donna, che dir si voglia. Molto spesso noto che le universitarie, le ragazze e donne universitarie, usano i leggings. Sono più le universitarie a utilizzare i leggings rispetto a donne e ragazze che troviamo per la strada. Non so francamente per quale motivo, però probabilmente per farsi vedere, anche perché in genere nel mondo universitario ci sono più ragazzi, ci sono più giovani che sfruttano, o meglio utilizzano, i leggings a danno di ragazze e donne che invece non fanno l'università. Bene, io penso di aver detto ogni cosa in questo video di oggi. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Da Roma, capitale d'Italia, è tutto. Guardate come è messa questa zona di Roma in cui mi trovo. Stranamente non ci sono sporcizia fuori dai cassonetti. Strano ma vero. Un piccolo miracolo. Un saluto caro, al prossimo video da Leandro, narratore o mai conoscitore italiano.